Ciao a tutti, bentornati sul canale dello Spolab. Oggi facciamo un piccolo lavoretto di falegnameria. Vi sarà successo qualche volta di dover fare dei tagli non rettangolari dove basta una squadra, ma dei tagli fuori squadro. Serve qualcosa per prendere questi ritagli, magari lo dobbiamo fare all'interno di una nicchia, insomma. Sarebbe una squadra falsa, si dice, perché è una squadra che non ha i 90 gradi, la regoliamo così come vogliamo noi e poi col morsetto la chiudiamo sulla misura che ci serve, sulla misura angolare. Dopo la sigla. Bene, allora ho comprato due listelli di, suppongo di faggio, francamente non lo so. Dove sta la telecamera? Scusate, guardo un po' di qua, un po' di là, ma ho recuperato un vecchio smartphone e lo sto usando adesso come telecamera, in maniera tale che il mio, se deve squillare, squilla, insomma. Allora, ho recuperato queste due, recuperate al negozio, comprate, quindi adesso io farò una cosa molto semplice. Le taglierò a metà, tutte e due. In realtà una metà avanzerà, perché a me ne servono tre. Verranno tre, questo è un metro, verranno quattro pezzi da circa 50 centimetri, perché c'è chiaramente il taglio mi porta via qualcosina, qualche imprecisione. Ne prenderò tre di questi qui, perché poi quello centrale sarà la parte mobile. Andiamo a vedere un po'. Adesso faccio le taglie a metà e le taglio. Quindi con questo tipo di morsa, con la morsa parallela, bisogna andare delicati sul legno, perché sennò lo rompiamo. Prendiamo in questo casino immane, lo metterò prima poi a posto, ma dovrò fare delle modifiche notevoli in questo periodo della mia vita, quindi anche il disordine su questo bancone è segno proprio di questo periodo di grandi cambiamenti, anche familiari. Allora, quindi 50, eccolo qua, spostiamoci un pochettino, prendiamo un saracco, ovvero che sono quelle seghe per tagliare anche le cornici, cose delicate, insomma. Questo è il saracco, questa era di mio papà. Per essere precisi però prendo la squadra, una squadretta, perché cerco di fare il taglio preciso, anche se insomma non è che mi riesca sempre bene fare un bel taglio preciso. Ora ci proviamo. Quindi mettiamo con la squadra, zac, e taglio. Allora, questa la mettiamo da parte in questo montino di legna che ci deve qua, legna che sembrerebbe legna d'arte. Allora, il lato già squadrato di questo legno, questo e questo, questi qui sono i tre lati squadrati, li metto tutti da una parte, perché questa parte qua adesso io andrò a tagliare un pezzettino di quella centrale e questa parte andrà fissata, ora vi faccio vedere. Questa invece sarà la parte dove ci sarà il perno mobile. Qui andiamo poi adesso a segnare con precisione il punto dove dovremo poi perforare, perché lì ci metteremo poi una cavicchia, che sarebbero queste cose qua, le cavicchie. Adesso qui ne ho una un po' grandicella, penso, vediamo un po' se ce n'è una giusta. Questa no, vediamo questa sì, eccola qua. Questa è la cavicchia che ha questa parte sopra tonda, e poi vedete in mezzo, vedete che c'è un quadrello, ecco, quel quadrello si va a piantare nel legno e fa sì che insomma la cavicchia non si sposti più, insomma
poi si sposta. Questo è un buco da 6 mm, devo fare. Dall'altra parte ci mettiamo un galletto, che nella fattispecie, vediamo se ce n'ho una a portata di mano. E poi i galletti io li finisco sempre, non so per quale motivo. Mostra, guardare, non ce l'ho, Comunque sì, ci dovrebbe andare un galletto. Bene, ora ne scelgo uno, che sarà quello che andrà al centro, e faccio un taglio ZA. Eccolo qua, adesso faccio un'incisione, la vedete? Eccolo qua, guardate qua. Questa incisione, poi dopo la taglierò, così che quando vado a chiudere, perché questa parte sarà mobile, troverà questo mai battuta e si chiude, un po' tipo il coltello, no? Avete presente i coltelli, quelli che si chiudono? Potrebbe fare una cosa del genere, insomma. Cioè, oddio, si comprano pure quelle false, non è che... Però il discorso è che facendola, oppure state voi seguendo a me che la faccio, praticamente capite il perché e il funzionamento, serve per questo, non per... praticamente verrà fuori una cosa del genere, guardate. Utilizzo il metro di legno, praticamente ci sarà una parte centrale che va dentro e questa sarà, che poi non è giusto chiamarla squadra, appunto squadra falsa, perché non è una squadra, perché la squadra fa 90 gradi, no? Eccola, ecco questa parte qua. Noi stiamo facendo poi quella battuta in maniera tale che quando la chiudo mi rimane chiusa, ok? Allora, ora adesso devo segnare qui il punto dove poi dovrò fare il buco da 6 mm per la cavicchia. Come facciamo? Allora, guardate, questa la devo considerare praticamente, devo cercare di tracciare un quadrato e poi tracciare le diagonali e di conseguenza poi tracciare il foro. Allora, guardate, metto questo così, faccio questo lavoro. Bene, quindi adesso qui ho un quadrato, prendo la squadruccia, ecco qua. Adesso qui andrò a fare il buco da 6 mm, ma prima chiaramente le rimetterò tutte insieme, poi le metto sul traponaccolano in maniera tale che il foro sarà preciso su tutte e tre le tavolette. Non viene bene. Adesso questo, per non sbagliarsi, lo mettiamo qui, cerchiamo di, ecco, lo mettiamo qui e facciamo un puntino in maniera tale che poi quando va giù la punta non si sbaglia. Bene, con attenzione si dà un colpettino. Bene, ora vedete, allora facciamo sempre dei riferimenti con questo, ne facciamo una qui, ne facciamo una qui, come vedete scorre, quindi non ci siamo. Dobbiamo usare un morsetto. Ora facciamo un po' come ho fatto prima, sempre con la squadruccia, sempre se la ritrovo, me la sono ripersa, eccola qua. Con la squadruccia vado a segnare due cosine qua. Adesso qui praticamente dovremmo metterci delle viti, però prima di mettere le viti, che potrebbero disintegrare tutto, facciamo un forellino, prima scegliamo le viti opportune.
così vedete che vanno dentro senza far danno. Allora, punta da 6, la serriamo un po', non troppo, così se in punta scivola. Vediamo un po' se ci dà fastidio. Allora facciamo così, così, sì. Blocco la base, accendo i motori. Ed ora, ecco qua, si prende la famosa cavicchia, non so se ritrovo quella di prima, ma questa non va bene, è troppo vicina, questa, la si infila dentro, da una parte la si pianta, per delicatezza perché c'è il rischio di spaccare lei. Vedete? E qui, magari anche con una rondella, dopo ci mettiamo anche una rondella, là, ecco qua, adesso diciamo che è quasi pronta, ok? Vedete adesso sono allineate, eh? Ora adesso la devo rismontare perché devo andare a finire di fare questo taglio. Quindi e giro, così è meglio, riprendiamo il saracco e terminiamo quest'opera. Quindi adesso andiamo a rimontare. Ecco qua, più giù di qui non va perché appunto questo lavoro qua fa la battuta, ok? Ecco, l'è fatta, eh? Però per avere una più maggiore praticità dalla parte dove andremo a misurare, a prendere più che altro l'angolo, questa parte la dobbiamo stondare, non ci sono chance.
E per fare questo andremo adesso a prendere, mettiamo questa qui, la mettiamo qua, mettiamo questo e mettiamo anche questo, così la proteggiamo, va. Nel caso io devo andare a prendere, a tagliare questo per adattarlo al muro che mi fa così, no? Vado sul muro, prendo l'angolo, fisso questo, ok, che deve essere fissato bene, vengo qui e faccio il segno, ecco qua, bella finita, la squadra, come si chiama, falsa. Giustamente la squadra mette 90 gradi, questa è falsa perché non fa 90 gradi, fa i gradi che volete voi, quelli di cui avete bisogno. Ripeto, la mettete sull'angolo del muro, per esempio, prendete riferimento, bloccate qui e poi questo lo riportate, questo vi fa da battuta, questo lato, e questo lo utilizzerete per tracciare. Si trova già bella e che fatta, anche in metallo, magari pure più, forse pure più pratica. Però voglio dire, volete mettere la bellezza di farlo da solo? Se no ve lo facciamo a fare un canale YouTube. E voi che ci state a fare dall'altra parte a guardare a me che fo ste cose? Perché volete farlo da soli? E fate bene, perché così le cose si capiscono. Ma pure se non la dovete fare, oggi saprete qualcosina di più. Male non fa. È come fisciare nel mare, capito? Un pochetto per volta, tutto fa. Ciao!